risultato più giusto, avevamo tante motivazioni, avevamo motivazioni di arrivare terzi, che era un obiettivo importante. Devo fare un complimento ai ragazzi, allo staff, perché io quando sono tornato il 29 gennaio, dopo la sconfitta Presti. col Trestina, andammo a giocare proprio da loro un recupero. Era una situazione che non pensavo mai, devo dire la verità, ne parlammo quasi a microfoni spenti, era una situazione che avevo trovato proprio brutta, nel senso giocatori che volevano andare via. Invece questi ragazzi si sono messi sotto, loro perché sono sempre i giocatori alla fine, e hanno dato credibilità a un qualcosa che in quel momento c'era poco di credibilità. E si sono messi qui. Hanno lavorato, sono stati insieme, hanno preso quello che devono prendere, perché quando poi non arrivano i risultati è questo. Su 17 partite abbiamo fatto 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Sono un po' emozionato perché non me l'aspettavo. Quando sono arrivato la seconda volta non ero per niente fiducioso, vedevo un qualcosa che andava proprio male, male. E invece devo dire che poi anche con il rientro dei tifosi è cambiato un po' tutto. È cambiato, siamo diventati una squadra credibile, una squadra che va in campo, esprime un buon gioco, crea tantissime palle gol, fa ancora degli errori delle volte, però proprio per voglia di fare bene. E questa è una cosa che ti rimane dentro, vuol dire che hanno voglia, vuol dire che stanno qui. Bene, sono contento. Passato fino adesso 3 mesi, adesso arriva il più difficile. Bene, bene, non me lo credevo. Sono soddisfatto e sono orgoglioso di aver allenato questo gruppo di ragazzi, come orgoglioso anche all'inizio, perché era un percorso difficile all'inizio, con tanto scetticismo, con tante cose. È stato interrotto, ma poi è stato ripreso oltre ogni mia aspettativa personale. Colgo l'occasione per fare un complimento a Sandro Tavernelle, perché ha vinto un campionato dall'inizio alla fine, e questo è un riconoscimento che va fatto sempre ai vincitori e anche a tutte le altre squadre, perché secondo me è stato un girone importante, è stato un girone di un campionato di grande qualità, perché c'erano tanti giocatori forti, tante squadre ben attrezzate. Noi forse siamo stati all'inizio un po' a delusione, ma dal mio rientro, credimi, abbiamo fatto tanta roba. Sì, siamo contenti, l'obiettivo era vincere, questo insomma è avvenuto, era il primo caldo della stagione, quindi all'inizio era un po' preoccupati di soffrirlo, ma siamo stati veramente bravi. Oggi i tifosi sono stati fantastici come al solito e non sarà facile, io penso che dobbiamo pensare solo a vincere, non dobbiamo pensare al pareggio perché poi magari ci possiamo calare l'attenzione e magari rovinarci questo piano di stagione, quindi penso che sarà una bella partita. E puntiamo a vincere. Sicuramente è una partita difficile, anche perché loro sono una squadra attrezzata per vincere il campionato, ma noi non siamo da meno e i numeri dicono che siamo arrivati avanti loro. Abbiamo 2 risultati su 3 e questa è una cosa, insomma, che bisogna sfruttare. Bisogna avere pazienza e giocarci la partita come abbiamo fatto da gennaio in poi tutte le gare. L'obiettivo è rimanere a Arezzo, perché alla fine è una piazza che conosco e sto bene, qualsiasi sia la categoria, ma insomma, non sono io a decidere, ma la società, vedremo insomma in futuro se ci sarà possibilità.